it yours. Signore e signori, con questo paesaggio innevato, qua direttamente dall'Islanda, torniamo per il quarto game del group stage. Io sono Trenas, qua sempre affiancato dal carissimo Kerren. E che cosa abbiamo appena finito di vedere? Abbiamo appena finito di vedere degli splendidi Anua Life che si trovano a portare a casa una vittoria importante, ma contro dei Fnatic non al loro 100%, e quindi siamo pronti a vederne di più da parte di questo gruppo. Resto in trepidante attesa delle prossime giornate. E adesso, invece, che cosa andiamo a vedere? Stiamo per andare a vedere un altro scontro che va a ricalcare quello che è stato il primo della giornata. Abbiamo un altro scontro diretto di LCK contro LPL. Stiamo per andare a vedere lo scontro tra gli LNG contro i Gen G. Sono due team che raccontano storie molto diverse. Sono due team che comunque vedono al momento degli LNG veramente tanto in forma. Gli LNG si sono trovati a devastare completamente il play-in. Il team a mani basse più convincente di quel play-in, un team che nella prima partita, ecco, parlavamo degli Anua Life, la prima partita del mondiale è stato LNG contro Anua Life e li hanno smembrati. Proprio quindi, fatti a pezzi. Da parte degli LNG, per quanto il loro avversario non sia il quarto, ma adesso si sale parecchio e si va sul secondo seed dell'LCK, mi aspetto comunque una buona lettura di quelle che sono le intenzioni dei loro avversari. LCK si presenta a questo mondiale, fatta eccezione per i Damwon Kia, che sappiamo sempre che per la Lega coreana hanno rappresentato anche negli anni precedenti un importante outlier. LCK si presenta con un meta ben definito, con uno stile di gioco ben definito e di conseguenza uno stile di gioco a tratti anche leggibile. Sta ovviamente ai Gen G cercare adesso di tirare fuori delle carte coperte, perché tutte le carte dei Gen G sono coperte. I Gen G, se da un lato gli LNG si sono potuti allenare, hanno avuto uno splendente play-in, loro sono rimasti lì a studiare i loro avversari, a guardare le loro partite e a prepararsi a questa partita, a questa giornata. Assolutamente, se la prima partita di oggi ci ha dato tante speranze per quanto riguarda la Corea, adesso i Gen G devono ripetere, non lo chiamo neanche miracolo perché è affrontabile assolutamente il match contro gli LNG. È semplicemente, come hai sottolineato tu, il meta che i coreani vanno solitamente a portare a un mondiale. Più metodico, più preciso, e di solito questo metodico e preciso viene associato a cauto o lento. Quando in realtà è proprio uno stile, è proprio come interpretano il gioco, come vogliono portare a casa le loro risorse. E alla fine è una cosa che li porta a non avere smaccature, è una cosa che li porta ad avere un gioco spesso meno caotico di quello di altri team, e che quindi quando si arriva a giocare nel caos si divincolano in maniera un pochettino più goffa, ma quando la partita segue i loro dettami sono molto più immacolati di tanti altri. Li vedi spesso i team coreani giocare nel non voler cedere risorse appena si rendono conto di avere abbastanza vantaggio da gestire in vantaggio le fasi di partita, perdonatemi il gioco di parole, ma al di là di questo affronteranno degli LNG dei quali dobbiamo discutere secondo me anche ruolo per ruolo, perché ovviamente dopo quello che è stato il qualifier che ha portato dall'LPL e gli LNG al mondiale e poi il play-in, abbiamo informazioni molto discordanti, specialmente per Ale, la corsia superiore di questi LNG, che aveva avuto un qualifier un po' nella media e che invece ci andrà poi a regalare delle performance meravigliose nel play-in. Di conseguenza non so davvero come interpretarli, non so davvero come leggerli. Vorrei capire se quel Ale è stato figlio del play-in, perché le draft me lo lasciano anche pensare, mi lasciano quell'ombra di dubbio. Che tutte le risorse e le possibilità siano state investite su quella corsia superiore per dare spazio e dargli modo di brillare al massimo splendore? Quando gli drafti skirmisher e la draft permette a quegli skirmisher di giocare in autopilota, quando la prima partita gli Anua Life decidono di giocare 4 auto attacker contro un Jax player senza bannare Jax, quando vedi Fiora nel matchup neanche scomodo che si è trovata ad affrontare pur essendo stata blind piccata, da un lato sì, penso che gli LNG, nonostante le loro performance, ripeto, spettacolari, abbiano avuto anche una mano da parte di un po' di impreparazione da parte dei loro avversari e che quindi i Gen G possano gestirli meglio di quanto abbiamo visto gli Anua Life fare, parlando appunto della sfida LNG versus LCK. Però appunto è un'ombra di dubbio, non è una certezza, non è un dato di fatto. È una cosa che potrebbe tranquillamente tradursi in un Ale altrettanto valido anche all'interno di questo group stage. Però non è facile, l'avversario che vai ad affrontare comunque è stato forgiato nelle fiamme dell'LCK in cui... Allora, è un'opinione spesso comune che quando c'è un team estremamente più forte all'interno di una lega, come per esempio i Damwon all'interno del circuito coreano, che tutti siano in inseguimento e che tutti siano di gran lunga inferiori. Sì. Io la vedo al contrario. Continuare a sbattere la testa contro un muro che non è fatto di cemento ma che è fatto di titanio, prima o poi ti insegna qualcosa. Oltre al fatto che ti fai male a continuare a tirare testate contro il muro, anche il fatto che gli avversari sono diventati così forti per dettagli piccoli che andrai a notare
perché continui a essere presente di fronte a questo gigantesco muro. I Damwon sono l'ostacolo principale per tutta la Corea e allo stesso tempo l'abilitatore della qualità dei player. Scusami la precisazione, ma dopo la prima partita oserei dire che i Damwon sono al momento l'ostacolo principale per buona parte dell'orbe terraqueo. Ok, quindi okay, va bene. Volevo solo mettere vabbè, giù il... Vabbè, per un game abbiamo visto questa cosa per ora. Tu... Sai, mi conosci, io sono il Karen dell'Overreact, di conseguenza un game mi basta per iniziare a mettere carbone nella caldaia dell'hype train di questi Damwon Kia. Però il punto del discorso, dove volevo arrivare con tutto questo discorso? KGNG, ok, sono il secondo seed, saranno anche inferiori ai Damwon, ma sei stato preparato, forgiato, distrutto, rimesso insieme e rifatto a pezzi e poi riscoccettato tutto insieme per arrivare fino a qua al mondiale, per arrivare preparato, pronto, con l'allenamento più duro possibile e immaginabile. Effettivamente è vero. Questa è una cosa che adesso non può fare altro che alimentare la curiosità di vedere questo scontro diretto, perché questi Gen G devono intanto appunto vendicare i propri connazionali, devono far capire all'LPL che l'LCK è qui per dominare e se riescono a portarsi a casa quest'altro punto inizia a diventare anche un paragone fattibile, perché comunque ok, possiamo tranquillamente considerarla una grande partita, ma possiamo comunque considerarla un elemento puntiforme il primo game di oggi. Non è detto che i FunPlus Phoenix ci arrivino a deludere di nuovo lungo questo gruppo. Se però LPL cede un punto adesso anche dai Gen G, considerando che i Royal si trovano invece in un gruppo dove non devono affrontare rappresentanti... non hanno affrontato oggi rappresentanti diretti, allora potrebbe essere una prima giornata importante come affermazione da parte della regione. Anche perché uno dei discorsi che avevo fatto a livello di analisi proprio di come la Corea voleva giocare... Partiva proprio da alcune basi statistiche, perché i team coreani arrivavano a questo mondiale come i team con il più alto game time, il più alto dragon control, ma il più basso kill time ratio del mondiale. E quindi era palese che proprio, fatta eccezione per i DK che bypassavano queste statistiche, i coreani volessero arrivare a questo mondiale presentando il loro gioco. Quello che abbiamo visto all'inizio non riesce a competere a livello di discorso, perché appunto erano i DK e li considero un outlier. Adesso voglio capire, dopo aver visto gli Anwa contro i Fnatic e dopo aver visto gli Anwa nel play-in, che cosa LCK vuole fare a questo mondiale, non cosa i DK vogliono fare a questo mondiale. I Gen G danno praticamente quella media che ti permette di capire qual è il valore effettivo. E li presentiamo i Gen G con Rascal in corsia superiore, lead in giungla, BDD in mid lane e Ruler e Life sulla corsia inferiore. Ruler, tra l'altro, ricordiamo per lui... Gen G, ma comunque portabandiera del vecchio nome dell'organizzazione che tutti ricorderanno, Samsung, e ritrova all'interno del suo gruppo il suo vecchio compagno di corsia con il quale ha vinto il mondiale, quindi ci sono anche delle narrative importanti, ci sono anche dei momenti a Marcord, oltre che dei momenti di nuova generazione in questo mondiale. Beh, c'è anche da dire che dall'altro lato gli LNG hanno Tarzan dalla loro, quindi diciamo che di storie che si intessono insieme tra di loro ce ne sono tante. Detto questo, si stanno preparando e di certo il fatto che gli LNG siano Blueside dà quella possibilità in più ai Gen G di andare ad orientare la loro draft in modo reattivo, che è quello che vorrei vedere, come ti ho detto. Se il tuo gioco vuole essere andare a bloccare l'impeto, la violenza di questi team dell'LPL e permetterti quindi di controllare la mappa più a lungo con uno scaling più strutturato a livello proprio di teamfight, di 5 contro 5 diretto, allora sì, voglio vedere i Gen G sfruttare bene questo lato rosso. Gen G, tra l'altro, comunque sì, si troveranno da ambo i side a livello di side selection, quindi importa poco ai fini della totalità del gruppo il discorso dei side. Signore e signori, ci siamo! Entriamo nella quarta draft di questa giornata. LNG contro Gen G. E gli LNG iniziano blue side. Bandi Jarvan immediato nei confronti di Gen G. Non vogliono lasciare a Clid la possibilità di selezionare questo campione. LeBlanc subito in risposta. Si continua con la corsia superiore, considerando che Ale vuole giocare priorità nei confronti di Rascal e il duo Ale Tarzan. Forse è meglio parlare di duo top giungla che di top laner vero e proprio, perché Ale Tarzan, con Tarzan che è la superstar di questi LNG, può lavorare bene contro Rascal Clid. Clid è un giocatore che meccanicamente può metterci tranquillamente del suo, ma non è il giocatore più stabile di questi Gen G. Lì sulla corsia inferiore invece Ruler può secondo me prendere manforte contro Light, e quindi abbiamo una mappa a livello di equilibri, a livello di zone di potere spezzata in due, motivo per il quale si stanno andando anche a rompere i collanti naturali. E vanno su Yumi, questo ci fa capire che il meta sta iniziando a cambiare in questo group stage. Già, e il focus principale per i Gen G è quello di permettere alla corsia inferiore di dominare, prendere il controllo della situazione, priorità mid e bot.
Puoi conquistare draghi, obiettivi, fai ruotare molto la mappa. Non sono un team che gioca lento, i Gen.G, ed è una cosa strana da dire di un team coreano. Ma con questo meta il tutto si accelera ancora di più. Vediamo un attimo come gli LNG vogliono impostare. Camille bannata, cerchi di mettere in difficoltà Ale, giustamente. Arriva Lee Sin come prima selezione. Ale è uno skirmisher player. Il ban di Camille va a rimuovere uno skirmisher molto sinergico con tanti altri campioni. Ma non è... quello è loccato! Renekton Nidalee? Renekton Misfortune! Ok. Gen.G con un Renekton R1. È molto LCK come manovra. Assolutamente. Lo capisco. Ma è alla cieca quel Renekton. Salvo non lo si voglia flexare mid, cosa che BDD può tranquillamente fare. È un Renekton che adesso si espone a counterpick. Quindi sì, penso che questa prima rotazione da parte dei Gen.G voglia mettere Renekton nella condizione di flessibilità necessaria e sensata, considerato quello che è il meta attuale. LNG che vorrebbero... Sì, a Felios Thresh sarebbe la risposta immediata a Miss Fortune. Parlavamo di come la gente stava dando tanta priorità a Miss Fortune nel play-in. C'è anche tanta priorità qua adesso nel group stage. Ma il tutto comincia a cambiare con Aphelios, che finalmente riceve molte più attenzioni. Ma quello non somiglia particolarmente a Thresh. No. O quantomeno non alla versione originale. È possibile che qualche Thresh nelle... Neanche quello somiglia a Thresh. Ok, abbiamo già visto Gwen nel play-in. Ed era selezionata contro Renekton. Mi piace un sacco. E la chiusura della prima fase di draft da parte di Gen.G è di Xin Zhao. Ok, arriva Xin Zhao, è un buon jungler, buon early game. Ma questo va a proiettare quindi Renekton dove? Perché ti serve una fonte di danno magico importante. E dalla top lane vediamo Kennen già bannato, quindi una delle migliori soluzioni che puoi avere ci saluta. Però a questo punto hanno rivelato la top lane con quella Gwen e vogliono giocare una top lane da scaling, vogliono giocare una Felios da scaling. Classica strategia, scaliamo tutti bene appassionatamente, Lee Sin tiene sotto controllo e sotto scacco l'early to mid game. O andranno a mettere qualcos'altro nelle mani di Icon che gli permetterà di muoversi sulla mappa e gestire quindi meglio il tutto, magari un Twisted Fate, andando quindi a creare il connubio doppia solo lane da danno magico più AD in giungla. Sono cose che vediamo spesso ed sono tutti scenari che si potrebbero tranquillamente verificare. Potrebbe essere Twisted Fate, potrebbe essere Galio, LeBlanc purtroppo è bannata, quindi non vedremo la sua mobilità di mappa prendere un po' le attenzioni del pubblico. Bannata Mu, bannato Brom. Stavano cercando di rimuovere i campioni che possono mettere un po' in difficoltà Miss Fortune. Non so, Iwondi tira fuori Lulu, disintegrando le aspettative dei suoi avversari. Un bel polymorph su una Miss Fortune che ulta. No, in realtà l'opzione potrebbe essere Trundle. Lavora molto bene contro Xin Zhao. Il pilastro ha una gittata sufficiente a interrompere la canalizzazione della Suprema di Miss Fortune e va a complementare molto bene la composizione degli LNG a tutto tondo. Talia. Ok, ha senso. Come dicevamo, servono soluzioni da danno magico importante e Talia nel meta attuale lo è. Sì, non solo in giungla ma anche sulla corsia centrale riesce a risultare molto di impatto a tutto tondo. E sappiamo che BDD comunque vada in quella direzione. Se loccano Leona vanno ad evocare ancora più a gran voce Trundle come campione sulla corsia inferiore. Vediamo se Iwondi abboccherà l'amo, perché al momento i Gen.G l'hanno appena gettato nel fiume. Allora, hai una giungla e una top side dominante nei Gen.G con Renekton e Xin Zhao. Ti serve un mago e... cavolo, è difficile. È davvero davvero difficile pensare a un mago che possa essere inserito in corsia centrale in tranquillità e che possa dare magari uno scaling alla composizione, perché per ora hai tanto early game. Ok, che giocano per dominare l'early, ma questa è violenza grezza. Quello non somiglia a Trundle, stavamo facendo già la gara di indovina chi nella parte iniziale della draft. Viene loccato il Rakan. Rakan contro Leona, una corsia complicata ma che comunque può giocarsela sullo skill matchup da parte di Iwondi. Parlando di maghi, abbiamo Galio disponibile, Twisted Fate disponibili, sono campioni che sinergizzano bene con Rakan. Sylas non va comunque male, ha già delle belle supreme sulle quali lavorare. Alla fine verrà loccato lui o Twisted Fate? Twisted Fate non mi dispiacerebbe, perché vuoi far scalare in tranquillità Gwen top e Twisted Fate applica sempre quella minaccia semiglobale, applica sempre quel destino in grado di permettere a Gwen di farmare in tranquillità, ma non sarà questo il caso, viene loccato Sylas. E infatti mi stranisce vedere Sylas loccato. Contesto, Sylas era disponibile se fosse stato loccato Twisted Fate e sappiamo che Sylas hard counter a Twisted Fate e che quindi probabilmente non è stato inserito più che altro perché veniva tenuto sotto scacco. BDD tira fuori Zoe. È la Zoe di BDD, è una certezza, e lo è stata per tanto tempo, ed è un campione eccellente contro Sylas. Giochi di Arras, non ti esponi quasi mai, non gli stai dando una suprema. Oddio, Sylas può divertirsi a fare un tuffo nel portale ogni tanto, ma non vai ad aggiungere così tanto potere di combattimento.
Vedo i Gen.G abbastanza carichi in questa draft. Tantissima la pressione early to mid game. Molto è il loro solida. Stile, eh? Sappiamo che vogliono aggredire fin da subito. Prendere priorità sulla corsia inferiore sarà anche abbastanza semplice considerando il matchup che c'è in corsia. Ed è anche per questo che ci straniva quel Rakan. Perché vuol dire proprio cedere e accettare il fatto che bot lane Aphelios dovrà aspettare, attendere per essere utile. Che è normale, è nella natura di Aphelios. Ma di solito cerchi di facilitare questa progressione, non renderla più difficile. Sinceramente sono due draft interessanti proprio per questo, perché effettivamente la progressione delle due draft avanza su binari che si incontrano ma che si scontrano anche spesso. Effettivamente è una draft che dobbiamo analizzare non tanto sul potere grezzo totale della draft, ma su come andrà a gestire le varie fasi di gioco e chi vuole far arrivare o meno l'avversario alla prossima. È una draft con dei checkpoint questa, quindi ogni singolo istante, ogni singola azione può essere quella che andrà a determinare l'esito del resto della partita. LNG scalano tanto bene, Gen.G non glielo vogliono lasciar fare, vogliono tenerli sotto scacco, vogliono giocare bene in sideline, ma vogliono giocare bene anche assedio. Il potenziale d'assedio con campioni come Zoe e Miss Fortune è gigante e gli avversari dovranno un attimo rimboccarsi le maniche. Signore e signori, ci siamo! Siamo entrati sulla LAN degli evocatori per il quarto match di oggi. LNG Blue Side contro Gen.G Red Side. Oh no, quella skin di Sylas, maledizione! Signore e signori, siamo in partita. Quarta partita di oggi, ancora una volta LPL contro LCK. Diteci la vostra con i vostri hashtag. Saranno gli LNG a portarsi a casa alla vittoria. Hashtag LNG win. Saranno i Gen.G. Hashtag Gen win. E il tuo hashtag a chi va? Guardando le due draft, Gen.G. Sarà che mi sono preso un pochettino dal generale Korean Hype Train che si è generato con l'inizio della giornata di oggi? Sarà che comunque la loro draft ha la possibilità di applicare pressione a tutto tondo in maniera molto più lineare ed elementare di quella dei loro avversari? Lo sai, ad analizzare le draft premio sempre anche la semplicità d'esecuzione. LNG tentano di aggredire topside, si aspettavano magari Rascal lì presente nel bush. Non trovano nessuno, recollano prontamente, ma non hanno informazioni Gen.G, infatti c'è soltanto visione sul fiume a coprire l'entrata per il blue buff e nulla di più. Ale da subito aggressivo, arriva il dritto filo verso Rascal. Nonostante la velocità d'attacco del dritto filo sia stata dimezzata al primo rank dell'abilità, anche Renekton è stato particolarmente indebolito come campione e quindi Ale non si preoccupa troppo di andare a cercare il trade frontale. Doppio conquistatore e doppie rune difensive per entrambi. Sul ramo secondario abbiamo la determinazione, easy peasy. Diciamo che Rascal non ha, Renekton non ha l'opportunità di poter magari prendere un prezzo di attacco per fare trade veloci. Gwen non ti concede trade veloci, Gwen vuole continuare a combattere. Ah, non resetta correttamente il basic, non riesce a rimuovere il lume avversario, almeno va in pressione sulla parte distale dei minion, quindi cerca priorità immediatamente. Danneggiare immediatamente i minion caster è una cosa molto importante perché sono i minion che tankano di meno e quindi muoiono più in fretta, ma fanno anche più danno alla propria ondata e quindi questo permetterà ad Ale di pushare la propria ondata verso la metà campo di Rascal e accumulare sulla successiva in modo da creare uno slow push che porterà Rascal o a concedere gratuitamente ad Ale un cheater recall attorno al terzo minuto oppure a soffrire sotto torre. Bisogna stare attenti, scusami, ti interrompo, anche a Clid però, perché è in zona topside. Per ora soltanto a farsi i suoi Krug, immagino copertura in caso lì si improvasse qualche mossa aggressiva dal livello 2. Ruler e Life intanto che stanno già dominando la corsia inferiore, ma questo non ci stupisce. Miss Fortune e Leona già spaventano a livello 1, figuriamoci una volta ottenuto il livello 2. Miss Fortune e Leona contro Rakan, quindi nello specifico un campione che non fa i salti di gioia nel cercare di scambiare con Leona direttamente in corsia. Una differenza in danni e in statistiche nei primi livelli massiccia, tanto danno a Miss Fortune che anche con la cometa arcana vuole marcare la priorità. E se già nel definire i due team li abbiamo definiti come due team molto spezzati, dove Ruler e Life sono forse la punta di lancia più affilata per i Gen.G, negli LNG vediamo la priorità topside coperta da Tarzan in giungla. E quindi tutto si materializza come da programma, come da copione. Una mappa spezzata in due. Top LNG, bot Gen.G. Si arriverà a mid game e si vedrà chi ha fatto meglio il suo lavoro. Adoro come BDD abbia preso l'aereo invece che la cometa, visto che per lui è molto più facile continuare ad attivare l'aereo nei confronti del suo avversario nella lane. Corpo a corpo contro gittata. Diciamo che Sylas può guardare la corsia, sorridere e dice bene, per ora non potrò mai combatterti e non sarà mai semplice farlo. Già, una Zoe con pozione della corruzione è una Zoe veramente resiliente a livello di tutte le sue barre delle risorse che quindi può continuare questo pattern di gioco dove accumuli l'ondata, schianti l'ondata e non è facile per un campione come Sylas, nonostante gli elevati danni ad area, andare a contestare queste ondate perché lo deve fare attraverso basic e quindi lo deve fare esponendosi ad arrasso ulteriore. Come sottolineavi tu, quella evocazione di aerei aiuta molto nell'opera.
Tarzan sotto visione. Si aspettava un possibile gank della corsia centrale, per la corsia centrale BDD, e proprio per questo prendono visione su Lee Sin. Cercare di tenere sotto controllo Tarzan nel modo migliore per facilitarsi tutto l'early game. Rascal, quarto minuto, bounce back sull'accumulo dei minion di Ale, e Ale non ha resettato, di conseguenza ne approfitta Rascal con un ottimo wave management, accumula lui l'ondata ed è lui adesso a dettare voce grossa sul quadrante superiore di mappa. Almeno per ora il vantaggio inferno ce l'ha dalla sua, e infatti riuscirà a far schiantare l'ondata dei minion e cercherà addirittura di aggredire l'ondata dietro. Vogliono il dive nei confronti di Ale. Rascal pronto per il dive. Dive con tordimento potenziato. BDD prende tempo per quanto possibile. Alla fine Rascal prende il primo sangue. Grazie come, al trionfo si salva. Come? Rascal è vivo. Come? Quel colpo di torre gli aveva già mandato un fax a Rascal. Si è ritirato all'ultimo. È un Rakan. Non ci arriva. A prescindere non sarebbe un bel trade. Troppo lontano ormai. Ale infatti giustamente si rigira sull'ondata dei minion. Ok, un dive su quel minion con i teletrasporti BD non me l'aspettavo proprio, sinceramente. Rascal che ne raccoglie tanto, però cambia idea. Inizialmente avevamo visto la frusta dei picchi di ferro da parte sua, ma subito abbiamo il trade back e decide di andare verso la chiamata del carnefice. Vuole riduzione guarigioni su Gwen, già da questa fase di gioco. Più che comprensibile, direi. Gwen è molto difficile interpretare quanto sustain ha dalla sua finché non ti trovi in uno scambio diretto con lei. Ogni volta tu guardi la cura e dici non è così grande, non è così alta. Poi un singolo errore di posizionamento, anche soprattutto quando da livello 6, e ti ritrovi lì che dici vabbè, non riesco a ucciderla, ragazzi. Continua a curarsi, continua a curarsi e non la fermi mai. Giustamente il modo migliore per andare a affrontarla è prendere un po' di danno e delle ferite gravi, e così Renekton va a fare. Genji, molta priorità sulla corsia inferiore, abilitano quel drago della montagna già al sesto minuto. Questo è quello di cui ti parlavo, i Genji che prendono il controllo della mappa per prendere obiettivi neutrali fin da subito, non vogliono perdere tempo. E in questo l'avere la draft più semplice li aiuta tanto. Devono pensare meno ai click a terra, devono pensare meno alle micromeccaniche, devono solo premere in avanti quello che è il kit dei loro campioni. E attualmente campioni come Xin Zhao, campioni come Renekton sono felici di fare ciò. Certo, poi vedi i preziosismi meccanici, perché alla fine un campione può essere anche semplice, ma nelle mani giuste arriva a splendere più di altri. E quel dive in corsia superiore ne è un chiarissimo esempio. Icon su BDD, ma c'è volendo difensivamente il Solari, e quindi comunque non sarebbe un bel trade. Avrebbe, BDD avrebbe anche la velocità di movimento, lo scudo, mitigheresti il danno, ne faresti di più in ritorno. Il danno extra dell'attivazione, esatto, del furto di incantesimi, cioè proprio big nope. Proprio spostati, battene, è il momento di andarsene. Attenzione a Life. Life, tanto esposto, tu per tu con due persone, adesso rimuoveranno senza troppi problemi il lume di controllo. Ne sei sicuro? Senza troppi problemi. Fidati. Questa è una frase della quale sei al 100% sicuro? Alla fine non l'hanno ancora rimosso, ma adesso lo toglieranno senza problemi, no? Senza troppi problemi. Visto, te l'avevo detto, senza troppi problemi. Easy. Corsia centrale, si spezza passi per rallentare Icon. Poco fastidioso, eh. Più che altro il rallentamento facilita di molto. Dopo questa uccisione, BDD pronto con il salto portale, trova la solo kill! BDD! E l'avevamo detto, la Zoe di BDD è una garanzia, e abbiamo appena visto una chiara rappresentazione grafica di quello che avevamo detto in draft. Una Zoe che non deve neanche sforzarsi tanto, l'assist glielo danno i minion, depositano un attivabile di uno spezzapassi che rallenta Icon, che concede la bolla, e dopo la Ninna Nan è arrivato lo schermo grigio. Ouch. Già. Questo è un grosso problema. Oh sì. Zoe ha il suo power spike principale che è... Il capitolo perduto è full build. Sì, è full build. Oh no. Lo spezzapassi, però, quanta frustrazione. Alla fine però l'aveva visto, lì è stato Icon a decidere di ingaggiare. Lo spezzapassi l'aveva visto già mentre Zoe si avvicinava dal fianco della corsia. Non voleva magari subire la pressione sotto torre, aveva visto l'ondata accumularsi e quindi ha deciso di fare uno scambio, e alla fine lo scambio è stato quello sbagliato. Adesso BDD, vantaggio in livelli, vantaggio in farm, vantaggio in tutto. Ancora una volta la bolla della nana va a segno e BDD smezza Icon. Abbiamo detto full build. Inoltre una cintura a razzo, l'attivabile nel furto di incantesimi di una Zoe che potrebbe cercare di andare all-in. Per ora manterrà una pressione alta BDD. Icon però si lancia davanti, bolla della nana che va a segno, e BDD giustamente si può permettere un trade molto aggressivo. Un ultimo attacco, ce la fa di nuovo BDD. Icon, basta!
Icon dovrebbe veramente smetterla di traddare Zoe. Sì, cioè, sì, è veramente sì. arrivato il momento di smetterla di traddare Zoe. Ci sono dei momenti in cui puoi traddare Zoe, altri momenti in cui devi smetterla di traddare Zoe. Questo è uno di quei momenti. Per l'amor di Dio! Per favore, gentilmente, grazie. Per educazione, nient'altro. E questo facilita ancora di più il controllo sugli obiettivi dei Gen G. Volevano prendere il messaggero, erano un attimo intimoriti dalla pressione avversaria. E poi muore Icon. Icon, e non sto ripetendo la tua frase, sto continuando la narrazione. Muore una volta, muore due, e adesso perdono giustamente il messaggero della Randa, gli LNG. Si trova in una brutta posizione, però Ruler potrebbe essere facilmente derivato, ma giustamente, in modo metodico, non ha informazioni. Che cosa fa? Sta indietro, più indietro. Aspetta di capire dove siano gli avversari e poi si rimette in modo da poter almeno provare a prendere l'esperienza. Non la prenderà, perché viene giocato da Iwandi. Però qui c'è il problema Felios con il Crescendum. Ci sono veramente tanti Chakram che andavano a lavorare inizialmente con la torretta. Continua a spammare danni su quella struttura e sono tre placcature che ci salutano. No! La salvano all'ultimo? La salvano all'ultimo! Non l'ha presa. What? Era troppo distante. La salvano, l'hanno salvata teoricamente a livello monetario. Ai Wondi corsia inferiore, però. Mi sa che è l'ultimo sputo di vita della terza. Sì, guarda, no, c'è la righina. C'è la righina piccolissima. Anche perché, voglio dire, la torretta aveva danneggiato la torre, quindi non importa la distanza, avrebbe ottenuto il gold. Non era una questione di distanza. Topside, Rascal, un Renekton blind piccato. Oh mamma. No, Icon, smettila. Icon, smettila. Stavolta sono in 2 contro 1 almeno. Sì, Tarzan fa da copertura. Per dirgli, zio, torna sotto torre, gentilmente. BDD, infatti, cerca ancora una volta la bolla della nanna. Quanto fastidio, povero Icon. La cosa che adoro della Zoe di BDD, o in generale delle Zoe giocate ad alto livello, è il come viene gestito lo spostamento. Come Zoe continua ad alternare lo spostamento delle stelle vaganti e il posizionamento fisico di Zoe come campione, creando un pattern di gioco molto caotico da intercettare. Molto, molto caotico. Pernacchiando nel frattempo, il che aggiunge ingiuri al danno. Come creare un campione particolarmente fastidioso? Devi essere davvero un maestro per creare una mostruosità del genere. Ha avuto momenti peggiori, consoliamoci così. Vero. Rascal, topside. Sta giocando Renekton contro Gwen. Sappiamo bene che Gwen vuole scalare, mentre Renekton è il bulletto da corsia, Rascal, che vuole prendere priorità. Proxy farm non è molto saggio, considerato che sta arrivando anche Tarzan. Calcio il dragone per andare a isolarlo. Oh no. Prenderà tempo, il quanto possibile. Ale si prende una facile kill con l'aiuto di Lee Sin. Tarzan contentissimo. Giustamente devi un po' abbandonare la corsia centrale. Hai Wandy un po' esposto, ma Life non penso investirà più di così. Icon, per favore, vattene. E il problema è che non può andare a FK, ok? Il problema è che le side lane sono occupate da colleghi e la corsia centrale lo vede momentaneamente molto in difficoltà. Quindi, poveretto, non sa veramente che fare. È sotto di 20 minion, è sotto di 2 kill. Almeno sul lato superiore della mappa c'è Rascal che restituisce agli LNG quanto da un lato Icon sta dando ai Gen G. E in questo le cose si vanno leggermente a bilanciare, ma molto leggermente. È più monetariamente che la cosa si sta sentendo. Se poi però pensiamo alle statistiche, abbiamo i Gen G che hanno un mid game più solido, quindi arrivare alla pari al mid game comunque non giova agli LNG. Abbiamo i Gen G che in ogni caso hanno 2 draghi della loro e quindi il vantaggio elementale in una landa infernale con Zoe Miss Fortune. Sì, grazie. Deve essere proprio il momento Gen G comunque questa partita, perché vedere una landa infernale apparirti di fronte quando sai che hai draftato tu, perché drafti di solito early game, è tipo, oh grazie universo, ci easy. Stai dicendo di vincere easy. Anche la dea bendata ti fa BDD quando gioca Zoe. Icon e Tarzan, vabbè, dovevamo già capirlo dallo spezzapassi di prima questo. Utilizzano gli avversari, evocazione del messaggero, bolle Icon, per zonare. Icon è morto di nuovo. Aspetta, il tempo per quanto possibile. Sì, arriva però anche Rakan, arriva un bel charm, aspetta. 2 persone con la presenza di Ale possono fare la differenza. Supremi mi sforzo a dare finalmente fuoco di copertura. Gwen è immune, ma non quando Zoe è all'interno. Adesso tante bloccature conquistate, arriva la bolla della nanna, BDD vorrebbe esporsi di nuovo, vuole solo minacciare. Arriva la Supremi Leona, su Ale, alle spalle, cercano la chiusura, non la trovano. Iwandi adesso isolato, tanti danni in entrata. Il proiettile Fortune non è bastato. Si continua mid, si va per il primo mattone, bolle a zonare e qui abbiamo il potere d'assedio della draft dei Gen G. Qui abbiamo l'enorme potenziale che hanno draftato proprio per permettersi di controllare scenari del genere. E con una Zoe in vantaggio è anche troppo facile. Anzi, a dirla tutta, sarebbe dovuto essere ancora più facile di quanto è sembrato. Gli LNG hanno messo in piedi un scontro interessante, ma non avevano le risorse per scambiare. Vedere BDD che ruba i campi da giungla a Tarzan, mentre che Tarzan li sta farmando. Sì, è proprio... Dude, dai! Almeno questo, concedimi qualcosa!
Ale però topside sta iniziando a fare dei danni interessanti con Gwen, ormai con il sagoma landa così facile da staccare per lei. Tanto danno in più che arriva tra sagoma landa e conquistatore permette a Gwen di scambiare in maniera molto interessante e di mantenere priorità sul Rascal. Ale si porta in zona dive, non... ah ok, ha la tessitura fatale, non ha l'ustione più che altro. Zoe in side lane, per lei sono altre plate. BDD è fuori controllo. Infatti Genji adesso devono soltanto dare copertura a Rascal e mantenerlo in vita. Sono in 4 contro 2, non penso possano sopravvivere a un dive 4 contro 2. Infatti arriva Clid, dare ulteriore copertura per essere sicuri al 100%. Ok, potete stare tranquilli, ci sono anche io qua. Ruler nel frattempo spotta gli avversari, lume difensivo, comunque scambio tra lumi di controllo e lumi invisibili, rotazione verso la mid lane che era stata lasciata scoperta e effettivamente tu vedi BDD bot, vedi quattro persone top e dici sai cosa, rotiamo mid. Il problema è che in questo Zoe si prende un'altra torre e se la prende tutta per sé. Gli LNG stanno condividendo risorse sulla mappa, mentre per i Genji la pressione strutturale arriva in maniera molto più oculata. Sono riusciti a trovare il primo mattone con 5 placcature, Zoe ha preso altre placcature bot e si è presa un'altra struttura tutta per sé. Zoe è immensa, guarda quell'inventario, siamo al 14° minuto. Tempesta di Luden e adesso anche ferite gravi sotto forma di un Oblivion Orb che tanto aiuterà contro Sylas, ma anche contro Gwen. Ha una value così alta quell'oggetto. E ora impostare per un drago o per un obiettivo in generale è disarmantemente facile per i Genji. Una bolla della nanna è una condanna a morte o qualcuno che deve tornare in base. Verosimile, sì, assolutamente. Anche perché se consideriamo gli LNG non ci sono elementi come Brom che possono magari andare a mettere bastoni tra le ruote a Zoe. Non ci sono elementi che possono neanche così forzatamente ingaggiarla, perché comunque Zoe è molto evanescente come campione quando va in con il suo salto nel portale. Un follow-up su Zoe sbagliato rischia di condannare uno dei tuoi alleati a morte certa, perché comunque i Genji di copertura ne hanno tanta. Hanno Renekton, hanno Xin Zhao, hanno Leona. Hanno dei campioni che, se gli lasci un secondo di tempo, ti smembrano un membro del tuo team. Domanda, se lo smembrano, è ancora un membro del tuo team? Sì, è un po' lì, un po' qui, un po' sul soffitto... Oh, c'è anche quindi è più membri del tuo team. Esattamente. Pur essendo smembrato. Esattamente. Oh mio Dio, questa cosa è incredibile. Andiamo sul messaggero della landa, che al momento ha poco da raccontare. Tarzan vorrebbe provare il furto, ma niente da fare. Non penso che vuoi esporti. Wow, quella bolla della nanna è stata veramente long range. Immaginati quando andrà a completare un bellissimo oggetto che ti permette di andare a amplificare ulteriormente il tuo danno ad alta gittata. Sì, BDD penso che comunque, data la fase snowball che sta attraversando, si voglia muovere direttamente verso la concentrazione dell'orizzonte. Potrebbe intervallare magari con un gioiello della rovina, ma non vedo perché rallentare adesso, così la build non c'è resistenza magica dall'altro lato. Solo calzare i mercuri a partire da Khan per ridurre i controlli Leona, quindi dici, a sto punto... provo a concentrarmi a uccidere quella Felios, quel Sylas, e quel Sylas l'ho già ucciso abbastanza volte forse, quindi... Parlando di Sylas, ok, è morto un paio di volte di troppo, ma adesso la fase di side laning la sta gestendo in maniera più costruita. Vogliono approfittare però della zona... Gaggio su Ale, oh, purtroppo Life non è andato a segno la sua suprema. Dicevo, vogliono approfittare della zona della corsia inferiore per l'evocazione del messaggero. Sono in tre e volevano far sprecare forse più risorse ad Ale, questo è vero. Beh, si prenderanno comunque questa struttura. Topside, Sylas si lancia in avanti per prendere la torre, ma nel frattempo viene isolato e prontamente cacciato. No, non ce la fanno in tempo! Wait, riuscirà anche a curarsi abbastanza! Guarda la suprema di quella Gwen! Quanto ha fatto! Ha tenuto tutti i membri della squadra in vita. Si è curato tantissimo Ale, abbastanza per sopravvivere da un focus fire di tre persone. Il messaggero di Relate è stato sulla torre inibitore. Alla fine si rigirano anche sul drago infernale, ma quelle potevano essere tre uccisioni per i Genji. E Ale ci ha provato così tanto! Sì. Quella tessitura fatale, la quantità di guarigioni e di danni che stava portando avanti con il sagoma landa full staccato, con il conquistatore full staccato, le abbiamo sentite tutte. Rischiava di essere un momento 1v5 da parte di quella Gwen. Se avesse avuto mezzo oggetto in più probabilmente lo sarebbe stato, perché mio Dio Ale, purtroppo l'azione è andata malissimo poi per gli LNG se consideriamo il bilancio generale. Hanno perso la struttura interna, hanno ricevuto la testata sulla torre dell'inibitore che è stata danneggiata oltre i due terzi e quindi non rigenererà oltre il singolo terzo di salute. Hanno perso il drago che porta i Genji a soul point su una landa infernale, quindi per gli LNG sta andando tutto male. Non ho purtroppo una chitarra per cantarlo, ma sta andando tutto male. E i Genji ne approfittano per spikeare su oggetti importanti, ne approfittano per ruotare, per resettare con successo e per mettere il game in pausa. 1700 gol di vantaggio non sembrano tanto, ma i Genji hanno investito molto delle loro risorse per prendere il controllo della mappa, per prendere il controllo di quei draghi, come hai appena sottolineato. E nei prossimi 5 minuti apparirà anche il Baron, 2 minuti a 1 minuto e 55 per la precisione, prima che spawni il Baron sulla landa.
E lì è dove puoi andare a spezzare la mappa. Quando dovrei contestare il drago, dovrei contestare il baron, che sono separati da un paio di minuti, ma non è quello il problema. Basta impostare la visione sul baron, basta negarla ai tuoi avversari, esatto, e già li terrorizzi. Aggiungo una cosa in più. Data la composizione, non è solo una questione di terrorizzarli, ma la composizione dei Genji è costruita per essere la composizione che vuole presentarsi per prima allo scenario. Che sia un assedio, che sia appunto un assedio sotto struttura come abbiamo visto in mid lane, che sia un tentativo di conquista dell'obiettivo. Quando tu hai campioni come Leona, Zoe e Miss Fortune, vuoi essere per primo all'interno della tana dell'obiettivo. Questo ti permette di utilizzare i choke point che si creano naturalmente attorno agli obiettivi, quindi le uscite dalla giungla avversaria, per riuscire a chiudere i tuoi avversari con bolle della nanna, con supreme di Leona. Per i Genji, riuscire a presentarsi per primi di fronte ad un barone Nashor quando arriverà a spawnare, riuscire ad arrivare con una rotazione come quella che abbiamo visto per primi attorno ad una tana del drago, significa riuscire ad avere il controllo totale di tutto quello che andrà a succedere attorno. Il problema più grande degli LNG nel cercare di contestare questa cosa è che devono farlo nel tempo. Hanno bisogno di prendere tempo e si trovano strozzatissimi. La mappa è già rotta in due dal soul point dei Genji. Gli LNG si trovano a cercare di far scalare una Felios, a cercare di far scalare una Gwen, che bontà sua, ce la sta anche facendo lentamente, ma purtroppo quando si trova da Ivata, quando si trova a dover sprecare tutto senza trovare neanche una kill, anche se ci si è avvicinata tanto, però purtroppo il... quasi conta solo a boccia in questo caso. E niente, purtroppo non sta andando secondo i piani per gli LNG. Avrebbero bisogno che i Genji entrino in un momento rogue. Avrebbero bisogno che i Genji in questo momento decidano spontaneamente di aspettare uno spike ulteriore e che stallino la partita per una decina di minuti. Non hai motivo di farlo. Esatto, è lì che volevo arrivare. Semplicemente ti ritrovi in una posizione in cui hai il controllo assoluto e sei una composizione che fino ad ora ha sempre proposto per prima, e non solo ha proposto per prima ogni singola volta, ma se continuerà a farlo non c'è modo di contestare, non più. Non con quella Zoe che ha preso vantaggio, non con una Leona che ti può trovare un lockdown pesante nei tuoi confronti. E dopo Zoe, buona fortuna a sfuggire anche a Leona. Già Rakan è riuscito per un soffio prima. Parlando di Rakan e Leona, parentesi, nel senso che Rakan forse calca ancora di più quello che abbiamo detto. Rakan è un elemento ulteriore nella checklist di voglio aspettare e sperare di scalare dopo. Perché appunto Rakan non può permettersi di affrontare frontalmente Leona. No. Devono giocarci attorno, devono giocare di flank, e flancare quando hai perso la mappa non è piacevole. Per questo inoltre penso che i Genji abbiano deciso di utilizzare tutte le loro risorse per andare a premere su torri interne, perché hanno bisogno di impedire agli avversari di giocare la mappa. E infatti adesso si stanno spostando verso il lato centrale superiore della mappa, dove la torre esterna è ancora in piedi. Quella della corsa superiore deve essere abbattuta. Gwen, prima l'hai aggredita, sì, hai trovato l'uccisione, ma non hai trovato tante risorse a livello strutturale. Devi cominciare a premere là per avere il controllo anche del lato superiore della giungla. A questo modo non solo diventa facile proporre per primi sull'obiettivo, perché beh, hai il controllo di tutta la zona, ma se qualcuno si affaccia per provare a rimuovere la visione che hai dalla tua, ti può arrivare un qualsivoglia controllo pesante dalla distanza e tu sei letteralmente un timer, hai un timer in testa e sei morto. E la domanda a questo punto diventa: come escono fuori da questa situazione? No, ancora prima voglio fare più dietrologia in merito e dire: valeva la pena lasciare a BDD uno dei suoi migliori campioni in ottica del costruire una strategia che venisse contestata proprio da Zoe? Perché giocare di scaling contro giocare assedio è proprio quell'antisinergia. Tu vorresti tenere la mappa sotto controllo, sapendo che giocherai delle losing lane nelle fasi iniziali, per poi andare a stallare sotto torre, farmare, outscalare, vincere. Una composizione d'assedio nega questo pattern, perché sotto torre non sei al sicuro, ecco, voglio proprio snellire il discorso. Sì. Contro questa composizione non sei al sicuro sotto le tue torri, e quindi non avrai il tempo di scalare. E quale doveva essere allora la risposta? Probabilmente, allora, bannare Zoe? La risposta A, andare a bannare Zoe in seconda rotazione. Mm-hmm. Risposta B, non esporsi con un pick che viene gestito da Zoe, perché comunque il blind Sylas, capisco, ci eravamo trovati in draft a discutere del cambiamento da Twisted Fate a Sylas. Esatto. Twisted Fate sarebbe stato counterato da Sylas, quindi comunque non avrei voluto lui. Però nel momento in cui sei contro uno Zoe player e drafti Sylas, un pochettino ti esponi, lasci il fianco aperto. E lì ne hanno approfittato per il gancio, ed è stato un gancio molto pesante, anzi, più di uno. Genji che arrivano preparati per la draft e sapevano come mettere in difficoltà i loro diretti avversari. E questa quindi... è una cosa che stiamo vedendo da parte di tanti team oggi, ed effettivamente è anche uno dei dazi che vai a pagare quando giochi il play-in. Se giochi il play-in, hai dato informazioni ai tuoi avversari. Non poche anche, quindi sei lì in difficoltà che stai cercando di trovare una lettura per inserirti nei confronti del tuo diretto avversario, e nel frattempo il team avversario ha avuto più tempo per fare scrim, per allenarsi con team anche più forti di te, quindi
non è... non sei tranquillo, sei lì nervoso con l'ansia addosso che devi provare a trovare una soluzione ad un esame per la quale non ti sei ancora preparato. Puoi prepararti quanto vuoi studiando, preparandoti sul play-in qua. Tanto viene isolato Rascal, torniamo quindi in partita. Riesce a fare il doppio scatto al sicuro, comodo comodo. Stavamo a copertura Gwen. Come andare a fare l'esame della patente e trovarsi con un plico di analisi 1 poi? Ah, bello. Ecco il suo esame. Ma questo è l'esame della patente. No, è analisi 1. Ma perché esattamente? Ruler mid lane, zona gli avversari, buona tempesta di piombo da parte sua. Clid in copertura. E perché? Perché stanno dando altre risorse a Zoe. Zoe continua a giocare le side lane. Almeno rispondono gli LNG. Questo è un ottimo push da parte loro. Che bella rotazione. Sì, almeno la torre interna. Vai anche a regalare un sacco di risorse ad Ale. Quindi ben contento. Le condivide anche con Tarzan e Iwandi. Ma in corsi centrali i Genji sono presi anche la struttura interna. Questo è molto più grave. E possono ruotare top per la struttura interna top. Oh, quindi wow. Grave al quadrato, aggiungerei. Oh, che disastro. Che bel macro invece da parte di GG. Cioè, il LNG per loro è un disastro, ma no, okay, Icon, okay, no. Ok, okay, ci sono, c'è anche Tarzan e c'è anche Iwandi. Sì, perché altrimenti avrebbero semplicemente fatto fuoco concentrato sulla struttura, probabilmente distruggendola prima dell'atterraggio del teletrasporto. O peggio ancora, aspettando l'atterraggio del teletrasporto, distruggendo dopo la struttura e distruggendo dopo Icon. Scambi tra Ale e Rascal, con un Rascal che non regge più Gwen in side lane, lo stiamo vedendo a più riprese. Quello è un Rascal da teamfight, con quella succhia sangue vorrebbe cercare dei flank, degli stordimenti, accessi in profondità e armor shred per permettere a Miss Fortune e Xin Zhao di lavorare bene, ma in side lane nell'uno contro uno al momento non sembra riuscire a dire la sua. Lai zitto zitto però, già prese la Gale Force, a breve si avvicina anche un oggetto della vitalità per poter spikeare ancora più facilmente e trovare più uccisioni. Il collezionista torna comodo soprattutto contro questi avversari. Sono fragili i Genji, cioè Rascal e Life possono tankare un bel po', lo stesso si può dire per Clid, ma l'armatura è qualcosa di cui non si fanno tanto forte escludendo Leona. Sì, di conseguenza il valore della letalità viene esponenzialmente aumentato, almeno per ora. Necessari gambelli di mercurio principalmente per la tenacia, vuoi cercare di ballare attorno ai controlli avversari. Si lavora anche in profondità sulla giungla, manovra di strozzamento per i Genji. Si rendono conto che non devono permettere agli LNG di rientrare in partita. Questa manovra di strozzamento ha un valore duplice. Da un lato va proprio a togliere risorse, cioè fa quello che una manovra di strozzamento normalmente fa. Dall'altro lato ti permette anche di trovare profondità per baitare ingaggi attorno al barone Nashor. Quello che ti dicevo prima, il volere essere i primi alla festa. Icon qua che sta cercando di zonare Ruler, ma è comunque una Miss Fortune tanto tanto veloce. Ale vorrebbe prendere il blue buff e alla fine lo prende Rascal. Addormentato, è trovato fuori posizione, sopra Miss Fortune dalla distanza. Quanti danni che va a fare! Comunque una bella copertura degli LNG, salvano ancora una volta Icon. Quella se no poteva essere una terza morte, nonostante il cronografo nel suo inventario. Bolla, Iwandi, peccato! Ma però riesce distante a portarsi al sicuro, bene così. Icon ancora la Suprema di Leona. Chiedo quando e come vogliono impostarne un utilizzo. Devono resettare, Icon non ha comunque il teletrasporto. In questo bisogna fare una nota macroscopica importante. Non avendo il teletrasporto sui tuoi due solo laner, non puoi scegliere chi mandare in side lane. Gli LNG sanno che devono mandare Ale in corsia inferiore, perché in caso di necessità può unirsi al fight attorno al Baron. E questo va un attimo a dichiarare le loro intenzioni. Sanno i Genji che gli LNG devono tenere Icon topside, e infatti è esattamente quello che stiamo vedendo. E possono giocarci attorno. La pressione sul quadrante superiore deriva anche da questo, dalla coscienza di vedere forzato in corsia superiore un Sylas che per adesso non ha le risorse per scambiare a lungo. E infatti appena vediamo Sylas che si rende conto che sono passati un paio di minuti e sta per arrivare il drago infernale sulla landa, giustamente se ne va al volo. Si sposta verso la corsia centrale perché vuole prepararsi. Quel drago infernale devono contestarlo gli LNG. Gwen si sta muovendo con l'ondata. No, ok, da come si sta muovendo penso stia proprio farmando l'ondata avversaria. E infatti adesso si muove verso la giungla, verso i suoi compagni. Iwandi, bella schivata qua per andare a rimuovere quel lume. Alla fine la bolla della nanna va nel vuoto. Di conseguenza per ora LNG devono aspettare. BDD sta cercando di infastidire il più possibile gli LNG, nel mentre che provano questo affaccio sul drago. C'è visione con il trinket di lunga visione. Ci prova Tarzan a prendere visione, ma trova solo Life. Voglio dire, una Leona di certo non ti vuoi lanciare su di lei. Arriva però il flank. Alelli è molto pericoloso. Rimuove visione a sua volta, piazzano lumi di controllo. La situazione si sta scaldando tanto. Clid sul fianco. Qua Ale che comincia ad aggredire questo drago infernale. BDD che prova la Rust, non lo trova. Una seconda struttura va
su, questo è una Fedios che sta segnando giù torrette per minacciare. Russell va a attivare la Suprema, tanti danni di entrata. Suprema Miss Fortune che viene utilizzata per fare copertura, e alla fine il Drago Ferrari viene conquistato, e l'anima è nelle mani dei Gen.G. Adesso possono girarsi, la canna è prima a cadere, si lancia in avanti in una posizione estremamente pericolosa. Rascal, pericolosa dove? Li ha cancellati tutti, dimando la backline e ottenendo le ace per chiudere. Vogliono andare sulla corsia centrale, vogliono pushare fino in fondo. E qui stiamo vedendo i Gen.G in tutto il loro splendore. Rascal stava aspettando questo, voleva un team fight, voleva il 5v5 con il suo Renekton, e finalmente l'ha trovato. Grandissima la presenza di Clid, che riesce a portarsi a casa il drago avversario. E signore e signori, su un'anima infernale, su un team fight vinto, un 23° minuto, saranno i Gen.G a portare a casa un altro punto per la Corea. LCK è qui per dominare. Una torre va giù, la seconda pure, Ewandi ci prova disperatamente, ma non c'è nulla che può permettersi di fare. Gen.G prendono un punto dalla loro e cominciano a dominare il loro gruppo. Convincenti e tanto. Ancora una volta mi trovo a dire una cosa che piacevolmente mi sorprende. Una LCK che arriva a questi mondiali molto più in alto di come tanti se l'aspettavano. E questa partita ci puoi mettere di mezzo un po' di draft edge, ci puoi mettere di mezzo alcune cose andate molto bene, ma ci devi mettere di mezzo i fatti. E i fatti è che i Gen.G hanno dominato sotto ogni punto di vista. Bravi Gen.G, ed è questo quello di cui parlavo prima quando dicevo che ad affrontare volta dopo volta dopo volta i Damwon, che sono così astronomicamente più forti del resto del mondo, dopo un po' impari qualcosa. Tu non hai la più pallida idea dell'hype che ho addosso nel vedere poi T1 giocare oggi, ma di quello ne parleremo più avanti. LNG hanno cercato di giocare attorno allo scaling, ma non ce l'hanno fatta. La loro composizione si è accartocciata quando gli avversari hanno preso priorità sulla mappa, e d'altronde era una composizione fatta per quello. Te l'ho detto appena ho visto le draft, il mio tag andava sui Gen.G anche in maniera abbastanza convinta. Una composizione martello, come a qualcuno piace definire, ed è una composizione che effettivamente le martellate le ha date. Ok, a me piace usare la definizione di composizione martello quando è semplice da usare. Questa è una draft comunque molto meccanica. Renekton in una situazione che non è così semplice affrontare topside. Hai quella Zoe che, mamma mia, quanto è complessa da gestire. Sono d'accordo, ma vorrei aggiungere un twist. È meccanica, ma dal punto di vista anche del decision making. Sì. I Gen.G non sono stati così tanto bravi nel decidere quando fare le cose, tanto quanto lo sono stati nel decidere quando non farle. Sì. Perché i Gen.G, prendi ad esempio Miss Fortune in side lane, capisce quando deve abbandonare la corsia, capisce quando deve abbandonare risorse. Idem Renekton, capisce quando non può contestare un OB1, aspetta il teamfight, ti vince il teamfight da solo. I Gen.G, oltre che meccanici, secondo me sono stati molto metodici. Poi vabbè, Icon ha avuto un triste tête-à-tête con BDD, ma questa è un'altra questione. Questo fight è stato però fondamentale, con l'anima infernale da conquistare, che lo smite, Tarzan non so perché si trovasse in quella posizione. Questo ha regalato totalmente ai Gen.G la conquista del drago infernale. È stato uno scontro importante con un Rascal che comunque ha fatto valere i danni ad area, i controlli ad area, le guarigioni ad area. Nonostante tutto su di lui c'erano ustioni e chi più ne ha più ne metta, ma non riuscivano a tenerlo giù. Non sono riusciti neanche a tenere fermo un membro dei Gen.G. Da un lato capisco anche il perché. Sylas è uno di quei campioni, forse nel meta attuale è il campione che più di tutti calca il concetto di se rimani indietro, rimani indietro. Ringraziamo Paolo Bitta per l'analisi, però al di là di questo è una questione di non hai le risorse per combattere, non hai le risorse per rimanere in combattimento a lungo, non hai danni, non hai abbastanza guarigioni, le supreme anche quando le vai a rubare non ti danno abbastanza. Insomma, troppo poco e troppo tardi da parte degli LNG, ed eccolo lì, eccolo lì. Quello è decisamente troppo poco. Quello è proprio troppo poco. Vedere così pochi danni a tutto tondo, l'unica è Gwen che è riuscita a contribuire spesso e volentieri grazie alla sua suprema. Vedere anche le poche uccisioni, perché parliamoci chiaro, in totale ci sono state 9 uccisioni all'interno di questo game, eh? Sì, sono state le 8 uccisioni che serviva a mettere giù, ovvero un paio di uccisioni in corsia e il teamfight per la vittoria. Pulito come poche cose. Il grafico ne è stato anche un chiaro disegno per il pubblico, perché comunque ho visto un grafico che aleggiava, sì, poi sì. Piomba Bonk. Verso la fine della partita, una partita finita molto in fretta, una partita che nonostante sia finita in fretta ha visto dei danni massicci da parte di Zoe, da parte di BDD, da parte di tutti in GG, che adesso vanno a dire la loro in un gruppo che alcuni avevano dato per scontato. Adesso dobbiamo iniziare a pensare che comunque possa mescolarsi molto di più. Siamo al group stage del mondiale, è impensabile che ci siano partite scontate, è impensabile che le prediction possano sempre andare nelle giuste direzioni. Già. Ma è anche bello, nel senso, voglio dire, aspettarsi poco e ricevere tanto è una bellissima sensazione da caster, sì. Ve lo posso assicurare. E questi Gen.G oggi ci hanno dato tanto.
Questo è il primo giorno di mondiale, rendiamoci conto. Questa è la quarta partita e siamo già qua che siamo esplosi a livello di emozione. Lo dico perché può suonare come una cosa... Dici, vabbè, il mondiale è normale che sia emozionante. Raga, nei primi quattro game di solito ci sono un paio di game ottimi e poi un paio di game ok, tranquilli. Tutti i game sono stati veramente belli da giocare. Il livello di gioco è stato estremamente alto e la giornata non è finita. C'è ancora tutta l'altra metà della giornata. Ci sono ancora quattro game che verranno disputati oggi. Ebbene sì, infatti di questo voglio parlare, perché comunque questo gruppo non si è chiuso e abbiamo ancora da determinare non solo per il gruppo ma per l'LCK, perché il terzo rappresentante dell'LCK che vediamo oggi saranno i T1, il quarto, perdonami, perché effettivamente abbiamo sono quattro sì. Seed e sono tutti qui, saranno i T1 che andranno ad affrontare i Detonation Focus Me, quindi da parte dell'LJL, da parte del Giappone, un atterraggio di certo non morbido in quello che però è il loro primo group stage. Quindi i Detonation Focus Me hanno vinto semplicemente esistendo in questa fase di gioco, per loro è un primato storico. Vedremo però, adesso che sono seduti al tavolo con i grandi, come se la caveranno. Beh, signore e signori, noi ci prendiamo una breve pausa e torniamo fra pochissimo per il quinto game di questa serata.